Buon test per il Napoli allo stadio Patini di Castel di Sangro contro i turchi dell'Ate Sport. Finisce 4-0, doppietta di Osimhen nel primo tempo, doppietta di Simeone nella ripresa. Al di là degli aspetti tecnici, sindaco Caruso, la sua città Castel di Sangro ha risposto molto bene. Che bello lo stadio pieno. Sì, abbiamo risentito i cori di una volta, nel senso il tenore del Patini. È stato veramente uno spettacolo bello, il risultato ovviamente ha fatto la parte sua, ha entusiasmato i tifosi, c'è stata sicuramente quell'affluenza, ovviamente ai limiti, che erano i 5.000 spettatori attesi, più la stampa e più altro. Comunque insomma il pienone c'è stato, era un po' scontato perché si capiva già dalle prevendite che le cose andavano insomma in sold out. Quindi ecco sindaco, le volevo chiedere se questa è la prima vera estate senza Covid e quindi con la festa libera a tutti. Ma sì, senz'altro, era una condizione psicologica ideale, ovviamente accentuata da quella che è stato il risultato della vittoria dello scudetto, quindi il top del top che potevamo aspettarci. Ovviamente è un risultato, anche quello dello scudetto, sperato, ma poi ovviamente si è tradotto già dalla metà del cammino del risultato alla portata, e così è stato. Questa mattina Marsilio in conferenza stampa ha detto a De Laurentiis: prossimo anno vogliamo la Coppa della Champions. De Laurentiis, insomma, non dico che ha fatto gli scongiuri, ma quasi. Lei cosa chiede a De Laurentiis? Ma io conosco De Laurentiis, è una persona tendenzialmente scaramantica. Ok, noi più o meno siamo dello stesso genere, però questo teatro, cioè il Teofilo Patini, ha fatto parecchi miracoli e non è escluso che faccia anche questo.